Bivongi Comunità Attiva ha presentato nel Rural Center i principi formativi per la costituzione di una cooperativa di comunità. Una di queste idee innovative che lanciamo questa sera è la cooperativa di comunità, nel senso che questa cooperativa andrà ad interessarsi di alcuni aspetti della nostra comunità, in primo luogo del turismo, perché è quello più facile, come spiegherà Antonio Blandi, nell'approcciarsi alla vita economica, di questo paese, e poi, altri aspetti come la banca della terra, la sanità e il sistema energetico. Oggi noi lanciamo l'idea, in questo mese di luglio e agosto inizieremo a trovare e a fare un po' di pubblicità per acquisire i soci, perché nell'ambito di questa iniziativa sono necessarie delle professionalità di alto livello, perché come ben sapete voi altri non si può creare occupazione se non ci sono le figure professionali adatte. Il professor Blandi, presidente dell'Officina delle Idee, parlerà di come possono essere costituite le cooperative. È un incontro per cercare di incontrare delle persone di Bivongi per parlare di cooperazione, di cooperative e anche di cooperative di comunità come strumento di sviluppo locale, cercando chiaramente di trovare un metodo di partecipazione collettiva. Oggi è un incontro, è un dialogo con la gente del posto per trasferire le nostre esperienze, la nostra, diciamo, storia e vedere in che modo magari poter fare dei percorsi comuni. Ci occupiamo da sempre di progetti di sviluppo locale, in questo momento il progetto Loki dei 2025 è tutta un'altra storia e diciamo, il nostro obiettivo primario è riuscire a trasferire la nostra esperienza, ma anche creare poi delle sinergie con i territori. Ecco perché dobbiamo dirla tutta, tanti giovani vanno via, specialmente da questa zona, una delle zone più povere dell'Europa. L'abbandono dei borghi, dei centri storici è un fenomeno che diciamo, si presenta in tutta quanta Italia, non è soltanto in Calabria. In Calabria chiaramente è più forte, è più evidente. Le cooperative di comunità possono essere una risposta all'abbandono, cioè possono creare le condizioni affinché la gente che decide di rimanere nei borghi possa intervenire sia sul sistema produttivo ma anche sul sistema dei servizi, perché poi si abbandona un luogo non soltanto per il discorso del lavoro ma anche per i servizi. Le cooperative di comunità possono essere una partecipazione dal basso e quindi c'è l'assunzione di responsabilità da parte della comunità, di tutta la comunità, che decide di andare verso chiaramente la costruzione di un sistema imprenditoriale e sociale, cioè le due attività vengono messe insieme e quindi si costruisce sia un percorso che dà del lavoro, ma anche il fatto di migliorare la qualità della vita. Abbiamo messo proprio come cavallo di battaglia all'interno della nostra composizione di lista. La cooperativa di comunità, intesa come l'avevamo sempre discusso insieme a tutti noi, era proprio specificatamente quello che hai detto tu, partire su un principio che è quello dello sviluppo per il turismo. Noi già oggi abbiamo, ormai dal 2014 credo, forse prima, questa esperienza del paese albergo. Abbiamo anche trovato forse un brand che credo potrebbe essere ancora cavalcata questa idea della longevità, quindi come borgo della longevità. Quindi avevamo questo paese albergo dove noi possiamo dare la possibilità alla costituita o costituenda cooperativa di comunità di dare in gestione questi servizi turistici, sia per quanto riguarda il problema dell'accoglienza, che poi di tutto quello che concerne gli strumenti per lo sviluppo dei servizi turistici. Ma questo aspetto ne hai già parlato tu e quindi sono convinto che ognuno di noi, consapevolmente, come hai detto tu, riusciamo a capire che porterà sicuramente allo sviluppo di un'attività. Il
le norme cosa dicono sulla cooperativa e comunità? La cooperativa e comunità, per essere così definita, necessita il 7% dei residenti reali. Cioè, se abbiamo 1.300 residenti, necessitano 90 soggetti che devono essere, no? Devono aderire alla cooperativa e comunità. La cooperativa e comunità si suddivide in tre elementi. C'è il socio lavoratore, il socio che utilizza e usufruisce dei servizi che la cooperativa deve dare, e poi c'è il socio sovvenzionatore, il socio che finanzia. L'appuntamento per quanti volessero approfondire la tematica sulla cooperativa di comunità è per fine agosto.